Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati anche oggi nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi parleremo della tagliatrice a plasma della Parkside, comprata oggi che è il 6 febbraio del 2020 a costo di 129 euro. L'ho comprata alla Lidl. È una tagliatrice a plasma per metalli, questa è la seconda versione, PPS 40B2, infatti è più accessoriata rispetto a quella della versione precedente, che però in Italia non è uscita, quindi questa è la prima volta che esce e io mi accingo a testarla. Premessa, io non ho mai utilizzato una tagliatrice al plasma, infatti questa non voglio chiamarla neanche recensione, sarà più che altro una prova di questo utensile condivisa con voi. Non essendo in grado di utilizzarla, comunque non avendo esperienza, posso dimostrarvi nelle mani di un hobbista che per la prima volta acquista un utensile del genere come si comporta. Ovviamente mi atterrò a quanto scritto nelle istruzioni, quindi cercherò di fare tutto quello che è previsto che venga fatto con questa tagliatrice e quello che ovviamente farebbe un hobbista comprando questo utensile. Funziona solo col compressore, quindi se non siete forniti di un compressore non potrete utilizzarla. In questo video però io voglio salutare Nazareno, Fabio Orlandi, Marco Angelo che mi ha scritto in chat su Instagram, poi Emanuele, il figlio di Matteo, e poi Gaetano Francavilla che è un mio amico che ormai mi scrive spesso, scambiamo messaggi in chat per quanto riguarda il fai da te, e che mi ha pure inviato un regalo che vi mostrerò, fatto con le sue mani in legno, in cui c'è il mio nome, YouTube, eccetera, quindi lo ringrazio e lo saluto di nuovo. Allora, apriamo la confezione, prima come sempre leggiamo quello che è riportato sulla confezione, dopodiché iniziamo questa test. Nella grafica delle nuove confezioni della Parkside sono riportate tante informazioni, tra cui appunto la descrizione degli elementi, più ovviamente informazioni riguardanti l'utilizzo. In alto c'è scritto che nella confezione non è incluso il compressore. Era prevedibile, viste le dimensioni, comunque. Se speravate di trovare il compressore all'interno, sappiate che all'interno non lo troverete. E allora, leggiamo l'etichetta. Tagliatrice al plasma, modello PPS 40B2, apparecchio compatto, robusto e dalle prestazioni elevate. Raggio al plasma a regolazione elettronica stabile ed uniforme, per tagliare in modo netto e preciso materiali di spessore fino a 12 mm. Adatta per tagliare lamiere d'acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ferro. Corrente di taglio a regolazione continua da 15 a 40 A. Pregiato cavo di taglio da 2,5 m con bruciatori intercambiabili e guida a rotelle smontabile. Cavo di terra di 2 metri con robusto morsetto. 2 metri di tubo flessibile per aria compressa con sistema di allacciamento rapido, Quick Connect. Compatibile con i comuni compressori, esempio Parkside, eccetera. Allacciamento per aria compressa sul retro, incluso limitatore di pressione. Protezione da sovraccarico con sensore termico e spia di controllo. Corpo in lamiera d'acciaio verniciato con maniglia ergonomica. La corrente, come abbiamo detto, va da 15 a 40 A. La capacità di taglio sul rame va da 1 a 4 mm, sull'acciaio da 1 a 8 mm, sull'alluminio va da 1 a 8 mm, ferro da 1 a 10 mm, lamiera d'acciaio da 1 a 12 mm. La pressione di utilizzo è compresa fra 4 bar e 4 bar e mezzo. La tensione nominale è 230 volt 50 Hz. Gli accessori in dotazione sono 3 involucri del bruciatore, uno già montato, 3 elettrodi, uno già montato, una guida a rotelle, tubo flessibile per aria compressa con sistema di allacciamento rapido e le istruzioni per l'uso. La lunghezza del cavo abbiamo detto che è di 2 metri, utilizzabile solo con compressore, e si raccomandano di leggere le istruzioni, quindi come dico sempre io, leggere e conservare. Ha 3 anni di garanzia come tutti gli utensili Parkside della linea verde. Quindi mi sembra di avere già detto tutto. Ricordiamoci che questo utensile va utilizzato sempre con le protezioni, quindi un grembiule in pelle, guanti da saldatore e la maschera da saldatore. Adesso possiamo iniziare. Iniziamo quindi a fare tutti i vari collegamenti per poter utilizzare questa taglierina. Devo ringraziare Daniele Cogoni, che saluto, perché mi ha dato tantissimi consigli preziosi. Lui conosce questi utensili e mi ha dato dei consigli per poter utilizzare al meglio la taglierina al plasma. Poi sta a me vedere se sono in grado. Lui comunque è abbastanza preparato e si è prestato di sua spontanea volontà a darmi dei preziosi consigli. Allora, iniziamo collegando il morsetto. Si collega semplicemente inserendo nella parte frontale, dopodiché ruotandolo. Si incastra per bene, dopodiché possiamo collegare anche la torcia. Tutto questo va fatto inizialmente con la corrente staccata, quindi si avvita
È semplice ed intuitivo, non si può sbagliare. Qua ci sono due forellini che devono combaciare con i due spinotti, poi c'è una guida comunque sulla plastica che non ci permette di sbagliare posizione. Una volta inserito si avvita anche questo e già i collegamenti sono fatti. Dopodiché sulla parte posteriore c'è il tastino per l'accensione, on e off, più il regolatore della pressione. Nella parte frontale abbiamo ancora il regolatore degli ampere, più le spie di sovraccarico e il LED di funzionamento. La prima cosa che dobbiamo fare è collegare il tubo che alimenta con l'aria compressa la taglierina alla stessa taglierina, dopodiché al compressore, altrimenti avremmo una fuoriuscita incontrollata di aria. Per poterla collegare basta semplicemente spingere all'interno il tubo e già rimane incastrato. Per poterla rimuovere invece si deve premere verso l'interno questa plastica blu e si può sfilare, quindi la reinserisco, dopodiché posso collegarla al compressore. Ha il classico innesto per compressori, quindi basta semplicemente inserirla e già è collegata. Come vedete la taglierina è già impostata a 4 bar, però non basta regolarla in questo modo. Intanto per poter regolare bisogna sollevare questa manopola, dopodiché si può ruotare. Ruotandola noi agiremo appunto sulla pressione della stessa, come vedete così si diminuisce e in questo modo avvitando si aumenta. Dobbiamo regolare la pressione di esercizio della taglierina con la taglierina in funzione, quindi con l'aria in uscita. Io adesso accenderò la taglierina e vi farò vedere che durante il suo funzionamento la pressione si abbassa. Adesso la accendo per la prima volta. Perfetto, il LED ci conferma l'accensione, si accende la ventola, la ruoto e vi faccio vedere che se io premo il tasto la pressione di esercizio diminuisce. È andata ben al di sotto dei 4 bar. La taglierina continua ad emettere un pochettino di aria per alcuni secondi. Dopodiché, come vedete, la pressione è aumentata di nuovo, quindi noi dobbiamo fare in modo che la pressione di esercizio sia tra 4 bar e 4 bar e mezzo con il tasto premuto. Quindi la regolo di conseguenza, quindi collegherò l'alimentazione elettrica, vediamo se il contatore normale di casa che io ho qua nel garage riesce a reggere entrambi gli utensili in funzione. Adesso è impostata a 6 bar e mezzo, premendola dovrebbe assestarsi, regolando poi con la manopola, a tra 4 e 4 bar e mezzo. Come abbiamo visto, dopo pochi secondi un piccolo compressore da 24 litri si avvia perché l'aria non è sufficiente, quindi sarebbe il caso di utilizzarlo con un compressore che abbia una portata maggiore. Io ho sia questo che il compressore da 50 litri della Parkside qua a disposizione, quindi farò queste prove con questi due compressori per poter fare il test in modo migliore. E allora mi metto i guanti, cominciamo a mettere alcuni pezzi di metallo, la mascherina e poi la proviamo. Taglierò per primo questo ferro da 3,5 mm. Ho impostato la taglierina a 25 ampere. Ho aumentato gli ampere, lo metto a tra 30 e 35 ampere, ho cambiato anche compressore, quindi utilizziamo quello da 50 litri, vediamo se dura un pochettino di più. Decisamente tagliato benissimo. Proviamo a fare un taglio per lungo,
Questo abbiamo detto che è da 3 mm e mezzo, ora taglieremo anche spessori maggiori. Proviamo a fare delle forme leggermente più complesse. Questo è un metallo anche da 3 mm e mezzo. Vediamo. Anche con 6 mm. Con un amperaggio compreso tra 30 e 35 riesce a tagliare, però con un po' di difficoltà, quindi ho aumentato l'amperaggio, l'ho messo fra 35 e 40, poco più di 35. Vediamo se va meglio nei 6 mm. Decisamente sì. Allora, sono troppo pratico, non sono riuscito a fare un taglio perfetto, però comunque io vedo che già il metallo è separato, quindi do un'altra passata. E anche quello da 6 mm riesce a tagliarlo, certo in mani esperte sicuramente andrà meglio, però le mie mani non sono esperte e dobbiamo accontentarci di questa prova. Ho regolato al massimo l'amperaggio, quindi 40 A, questo è un pezzo da 8 mm, vediamo come va. Direi abbastanza bene. Vedete, è riuscito a eseguire il taglio nel metallo, questo è ferro da 8 mm, ovviamente si vede che la mano non è esperta, però comunque anche in mano ad un hobbista, visto che questi utensili sono destinati agli hobbisti, sta funzionando, comunque sta tagliando il metallo. Proviamo a fare qualcosa di più spinto, proviamo a tagliare un centimetro.
Ragazzi, obiettivamente ha faticato, però il lavoro lo sta facendo, eh? Quindi riproviamo, seconda passata. Allora, vediamo in questa prova così estrema com'è andata. È riuscito a tagliare in parte, ma stiamo parlando di 10 mm. In teoria forse con un'altra passata sarebbe riuscito, però siccome la prova è veramente estrema, siccome secondo me, secondo il mio umile parere, un hobbista è difficile che abbia necessità di tagliare materiale di un centimetro, allora lascio stare con questa prova e mi concentro sugli spessori più normali, quindi da 3 a 8 mm. Adesso faremo la prova per vedere la differenza tra l'utilizzo con le rotelle e senza rotelle. Questa è una lastra di ferro per le pavimentazioni antiscivolo, ora vi farò vedere la parte opposta, quindi passa da 3,5 mm a 4,5 mm. La macchina è impostata a 37-38 A, quasi al massimo. Facciamo la prova a mano libera. Dopo questa prova zig zag facciamo una prova di un taglio dritto a mano libera. Quasi impossibile. Adesso faremo una prova di taglio con l'accessorio, quindi con le ruote, che ci permette di avere più stabilità. Va inserito con il solco rivolto verso l'interno, perché qua c'è una sporgenza, quindi va posizionato in questo modo e dobbiamo fare in modo che le due ruote siano a filo con la sporgenza della torcia. Allora si serra. Lo stesso accessorio ha comunque una regolazione che ci permette di decidere per bene, quindi posizionare nel modo corretto le due ruote. Anche in questo caso si avvita la vite. Facciamo una prova con un pezzo di metallo, ok, c'è circa un millimetro, quindi può andare bene così. A parte il pezzo iniziale, dove sono stato poco stabile perché comunque si è scurita la maschera, non sono riuscito a vedere bene, comunque ha tagliato in maniera molto migliore rispetto alla parte opposta. Adesso farò un altro utilizzo della taglierina a plasma, sempre sul consiglio di Daniele Cogoni. Farò la scriccatura della saldatura, praticamente asporterò le saldature difettose. Tutte le mie saldature sono difettose, quindi se dovessi farlo con tutte perderei una vita. Vi faccio vedere come si fa. Allora, bisogna impostare la pressione di esercizio dell'utensile a 2 bar, dopodiché bisogna avanzare con la torcia inclinando di 45 gradi, nel senso appunto di avanzamento, per asportare, lavare via, come ha detto Daniele, la saldatura difettosa. Quindi proviamo, vediamo se riesco a fare questa scriccatura. Mi sembra che sia andata bene. Proviamo adesso su questa lastra di 5 mm in alluminio. Macchina impostata a 30 A, di nuovo rimesso 4 bar di pressione. No, devo aumentare. La metto a 35.
Ho fatto due prove su un altro pezzo di metallo e mi sono accorto che anche a 2A la macchina riesce a lavorare. Facciamo la prova quindi su questo ferro da 3,5 mm. Con mio stupore riesce a lavorare anche a 2A. Mi sono intestardito e voglio fare una prova ancora più estrema, quindi la metto al massimo degli ampere, 40A, 2A, proviamo a tagliare a 8 mm. Riusciamo a tagliare anche 8 mm. Ho fatto questa prova con 8 mm perché, come sapete, spesso nei miei test voglio provare a mettere gli utensili alla prova mettendoli davvero sotto sforzo, quasi un po' oltre il loro limite. Proviamo con 6 mm che è una misura un pochettino più standard. Sulla parte posteriore il raccoglitore per la condensa, quando raggiungerà poi il minimo della sua pressione, rilascerà tutta la condensa che si è accumulata. Ok ragazzi, io ho finito con questa prova di questa taglierina al plasma, che a me personalmente piace perché comunque riesce a tagliare bene. Farò altre prove, cercherò di perfezionarmi e di fare un altro video in cui vi faccio vedere, dopo un poco di esperienza, cosa riesco ad ottenere, perché adesso sinceramente, non essendo pratico, più di fare la prova che fa un qualunque hobbista, cioè quello che sono io, con un utensile nuovo, quindi testarlo, non posso fare. Ho semplicemente avuto il piacere di condividere con voi le prime prove, quindi l'apertura della confezione ed il test, lo stesso test che fareste voi appena comprata la macchina nel vostro garage, se non siete esperti, altrimenti se siete esperti sicuramente otterrete dei risultati molto migliori dei miei. Come vedete anche con 2A di pressione sono riuscito a effettuare questo taglio e quest'altro taglio, che è riuscito a eseguire perfettamente senza alcun problema. Quindi possibilmente la macchina, anche se non impostata a 4,5 bar, riesce a lavorare, però non mi prendo nessuna responsabilità, non so se la macchina si danneggia, non so cosa accada lavorando con una pressione minore, so solamente che volendo funziona. Quindi nei commenti scrivete se siete del mestiere, sapete come funziona questa macchina, se è il caso o meno di utilizzarla a 2 bar di pressione, oppure se si può fare tranquillamente. Allora, che cosa dire? Semplicemente la macchina mi piace, ci sono piccole cose da sapere, quindi dopo l'utilizzo la macchina continua ad espellere aria, questo serve a raffreddare la torcia, come vedete alla pressione comunque continua, e allo spegnimento della macchina la ventola rimane accesa ancora per qualche secondo per consentire alla stessa di raffreddarsi. Infatti l'ho spenta, ma la ventola continua a ruotare, quindi non staccate la spina. Spegnetela quando ha smesso di raffreddarsi, allora potete
Ecco, in questo momento ha smesso, in questo caso si può staccare la spina e si può riporre, si può conservare. Non vi ho fatto vedere il cambio della torcia, non vi ho fatto vedere nulla di quello che riguarda la stessa, perché era nuova, quindi ho preferito prima utilizzarla. Si svita la parte bianca, dopodiché si rimuove questo e si mettono nuovi. Io ovviamente, essendo la prima volta che la utilizzo, non sono capace di spiegarvi quando è il caso di cambiarlo, eccetera, però sappiamo come si sostituisce, semplicemente svitando, estraendo e mettendo quelli nuovi. Detto questo, con molta umiltà, dal mio garage, dal mio canale di YouTube, io vi saluto sperando di esservi stato utile e ringraziandovi di aver visto tutto questo video fino in fondo. Non mi resta che salutarvi, invitarvi ad iscrivervi al mio canale cliccando anche sulla campanella qua giù, in modo da attivare le notifiche. Siamo quasi 50.000, quindi iscrivetevi in tanti, perché mancano pochissimi iscritti, saranno forse 300 o 400 per raggiungere i 50.000. mi farebbe piacere raggiungerli a breve, quindi iscrivetevi pure voi al mio canale e basta. Vi do appuntamento ai prossimi video, ma al prossimo video anche di questa taglierina al plasma, perché come ho detto poco fa, la devo studiare bene, devo riuscire a ottenere dei tagli puliti con l'amperaggio corretto, quindi continuerò a documentarmi, continuerò a disturbare Daniele Cogoni, che sicuramente mi rimprovererà perché avrò commesso chissà quanti errori, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto.